si compie un viaggio nell'animo umano visitato e aperto sotto ogni profilo, nel bene e nel male. È forse una delle cose più belle che siano state scritte a questo mondo. Un viaggio nell'inferno dantesco attraverso 30 tele, un lavoro durato 2 anni che racchiude le due grandi passioni di Giuseppe Fanfani, Dante e la pittura. Anime prave, il grido di Caronte, che quando vede dannati intorno a sé gli grida: guai a voi anime prave, non sperate mai vederlo cielo. Membro del CSM, ex parlamentare, ex sindaco di Arezzo, Fanfani con Anime Prave, ospitata alla Galleria d'Arte Moderna di Arezzo, è il primo artista aretino che inaugura una nuova stagione espositiva voluta dall'attuale amministrazione. È una mostra, non vorrei dire aneddotica, però in effetti l'inferno dantesco reso in pittura è quello che è, e siccome è il pallino del nostro maestro ex sindaco di Arezzo Beppe Fanfani, l'ha voluta realizzare dal 2014 al 2016 in diversi quadri che restituiscono la sua impressione dell'inferno dantesco. Da più parti ci vengono richieste di artisti aretini di esporre alla Galleria d'Arte Contemporanea, quindi è nato un progetto per l'esposizione di molti artisti aretini. E abbiamo voluto aprire con Beppe Fanfani, non perché è stato il sindaco cui ho dato il cambio, non perché è un amico di vecchia data, ma perché con questa opera lui ha fatto qualcosa anche di didascalico. Ci porteremo anche le scuole a vedere questi quadri, perché accanto a ogni quadro c'è una tabella nella quale sono riportati i versi che lo hanno ispirato, il canto da cui provengono e soprattutto la pena a cui sono sottoposti i personaggi raffigurati nelle immagini. Ha fatto secondo me un lavoro pregevole che apprezzo molto e che spero che gli aretini verranno a visitare nelle prossime settimane. Al suo vernissage ospiti VIP come il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini e il viceministro all'interno Filippo Bubbico, oltre al procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, il comandante dell'arma aretina e tanti personaggi politici. Abbiamo avuto modo in questi 2 anni di apprezzarne appunto la rilevanza, ascoltando versi, commenti che più volte lui ci ha molto gradevolmente proposto, ma questa mostra costituisce una sorta di espressione della sua poliedrica personalità: il diritto, la passione civile e politica, la passione per la letteratura, per la Divina Commedia in particolare, per le arti figurative. Una bellissima mostra. E Beppe è una persona poliedrica, è un artista, è un uomo colto, è un uomo che ha saputo rappresentare nella dimensione più efficace la funzione politica e la funzione istituzionale.